Ben ritrovati, come promesso, vi parlo del penultimo romanzo di Glenn Cooper, Il Debito. Romanzo, scusate se io faccio sempre questa cosa qui, ma dopo tante ore di lavoro la scrivania comincia a essere un po' scomoda. Allora, come avevo detto, appunto, avendo preso l'ultimo romanzo, I Figli di Dio, mi sono resa conto che mi mancava Il Debito, che è il secondo romanzo che vede come protagonista Cole Donovan, che è un ricercatore americano, è professore di teologia e ha avuto, grazie a quello che ha compiuto nel libro Il segno della croce, l'accesso libero a tutto l'archivio Vaticano. Ed ecco che quindi Cole Donovan torna negli archivi vaticani perché sta facendo una ricerca su un segretario papale ai tempi di Pio IX. E cerca che ti ricerca, salta fuori un documento che attesta che nel 1848 Pio IX, che già aveva chiesto un ingente prestito alla banca Rothschild, perché ai tempi era permesso prestare denaro solo agli ebrei, era stato costretto a chiedere altro denaro. Purtroppo però il contratto che aveva stipulato con i Rothschild prevedeva che in caso di un nuovo bisogno di prestiti, il Papa si sarebbe dovuto rivolgere solo ed esclusivamente ai Rothschild. Solo che Pio IX, che non ha ancora saldato il vecchio debito, non vuole assolutamente tornare in mano ai Rothschild e quindi si rivolge a un'altra famiglia di banchieri ebrei, i Sassoon. I Sassoon però nicchiano, la loro banca è molto più piccola. Il prestito che chiede la Chiesa è parecchio importante. I due fratelli che sono a capo della banca tentennano. Allora, cosa succede? Succede che viene rapito uno dei figli dei due banchieri e viene quasi chiesto un riscatto, cioè se volete indietro vostro figlio, ci fate questo prestito. Ebbene, il prestito viene erogato con un addendum, cioè la clausola, scusate, di restituzione. Un interesse composto annuale per 10 anni. Se alla scadenza del decimo anno il debito non fosse stato saldato, allora a questo punto il debito sarebbe andato avanti, ma questa volta gli interessi composti non sarebbero stati più annuali, bensì mensili. Tutto questo scopre Donovan cercando appunto tra le carte conservate nell'archivio Vaticano. Fa presente la cosa al Papa Celestino, che a questo punto vuole scoprire se questo debito sia mai stato saldato, o nel caso quanto sarebbe l'importo da dover restituire a questa banca a Sassoon. E qui parte appunto tutta una ricerca e si viene a fare i conti e si scopre che quello che si dovrebbe restituire alla banca sarebbero 25 miliardi di euro. Una cifra folle, anche perché il Papa si è reso conto che si continua nuovamente a navigare in cattive acque per la assoluta mancanza di buona amministrazione. Denari che spariscono, conti che vengono fatti così alla carlona, non si sa nemmeno quale sia la vera entità del patrimonio della Chiesa. Insomma, per farla breve, a un certo punto il Papa decide che sì, bisogna restituire questo debito. E però non dando 25 miliardi di euro alla banca Sassoon, bensì contattando la famiglia Sassoon, creare un fondo mondiale interreligioso per aiutare i poveri. Ma a questo punto nasce il problema. Già le casse del Vaticano sono messe male. Dove si tirano fuori questi 25 miliardi di euro? Molto semplice, si alienano tutti i beni della Chiesa, dalle
dai possedimenti immobiliari a quelli di terreni e per finire le opere d'arte. Ebbene sì, la Chiesa si spoglierà di tutto quello che possiede per creare questo fondo. Voi potete immaginare le reazioni che questo gesto può causare. Da una parte c'è chi ammira questo grande gesto e altri che assolutamente no. I beni della Chiesa, soprattutto le grandi opere d'arte, sono patrimonio della Chiesa e dei cattolici, non si può. E questo sarà un po' tutta la trama di questo romanzo, che vi assicuro non mi è piaciuto per niente. Non mi è piaciuto per niente, intanto perché comincio a essere un po' stanca di questi scusate, romanzi ambientati nel Vaticano, dove ci sono sempre lo IOR, le cospirazioni dei vari cardinali contro il Papa, vari segreti contenuti negli archivi. Insomma, ha iniziato Dan Brown con il Codice da Vinci e non se ne viene fuori più. Sinceramente, no. Se penso che il terzo libro che vede come protagonista Cal Donovan, che ho iniziato quest'oggi, riporta ancora l'argomento sul Vaticano, il Papa e tutto, mi viene malissima la cosa. Che dire, io Glenn Cooper lo preferivo quando scriveva romanzi come la serie della Biblioteca dei Morti. Mi era piaciuto molto di più, mi sono piaciuti altri romanzi, non era stato male neanche Il segno della croce, anche se era un po' esagerato come romanzo, per quello che succedeva e tutto, ma questo veramente stiracchiato oltre ogni dire, prevedibile, noioso, assurdo, inconcepibile. Stupida anche come idea, perché non è creando un fondo mondiale con 25 miliardi di euro che si può risolvere la fame nel mondo o quant'altro, sono proprio gli assetti sociali di molti paesi che vanno cambiati, vanno cambiate le educazioni, le organizzazioni. Con 25 miliardi di euro, chissà cosa si crede di poter fare, non si fa assolutamente niente. Puoi sistemare qui e là, ma è tutt'altro quello che andrebbe fatto, iniziando da una sana educazione alla procreazione, perché è inutile fare 20 figli se poi non si ha neanche una pagnotta da dargli. Ma questo ovviamente la Chiesa non lo capirà mai. Questa è una mia considerazione personale. Che poi si venga a dire al solito ritornello, ah, se si vendessero i beni della Chiesa, se si vendessero i beni della Chiesa non si risolverebbe niente, si metterebbe un cerotto su una ferita senza disinfettarla, il cerotto copre la ferita ma sotto va in suppurazione, quindi non è quello che risolverebbe il vendere i beni della Chiesa. Sono ben altre le cose da fare che mai verranno fatte, temo. Che dire di questo libro? Lo consiglio. Glenn Cooper. Non è che sta meraviglia di libro. Anche quello che sto leggendo adesso, l'inizio non è dei più avvincenti, tant'è, però è l'ultimo uscito. Facciamo i bravi e leggiamoci anche questo, dopodiché passerò ad altro. Vi do gli estremi di questo libro, il debito appunto, che però non è sta grande opera. Quindi Glenn Cooper, Il debito, le avventure di Cal Donovan, casa editrice Nord, sono 418 pagine, prezzo di copertina 22 euro. Lo potete trovare in offerta su Amazon a 18,70 con la copertina rigida, a 5 € in formato tascabile oppure a 9,99 in formato elettronico.
È la seconda volta che compare il personaggio di Cal Donovan, il primo romanzo in cui viene presentato questo nuovo eroe è Il segno della croce, che vi ho già recensito. Lo consiglio? Me lo richiedete? Me lo richiedo io? Si può anche evitare, sinceramente si può evitare. Io ho la fortuna di avere una lettura abbastanza rapida, anche perché sacrifico molte ore del mio riposo per leggere. Se volete leggervelo, leggetevelo, però se anche non lo leggete non vi perdete niente. È una risciacquatura mal riuscita di Dan Brown, secondo me. E poi ribadisco, continuare a tirare in ballo il Vaticano, lo IOR, cambiamo argomento, dai, non c'è mica solo quello nella vita. Un po' noioso, ecco, un po' noioso. Poi questo Cal Donovan che continua a bere, sapete, io ho l'idiosincrasia per i personaggi che continuano a bere, mi disturbano, non lo so, non è che io sia una persona astemia. Bevo solo 3 settimane all'anno, me lo impongo come regola di vita. Tutto il resto dell'anno viaggio ad acqua, Coca-Cola, latte di soia e basta. Così, a me una persona che tutti i giorni arriva a livello di ubriacatura mi disturbano un poco. E Cal Donovan è prossimo all'alcolismo cronico, quindi non mi piace neanche come personaggio. Con questo è tutto, io adesso carico questo libro e vi faccio il video recensione del romanzo di Sebastian Fitzek, La terapia, perché mi sono resa conto appunto che è ancora lì da recensire e quello sì che merita. Quindi vi saluto e arrivederci, a prestissimo.